Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Matteo Rubin. Ciao Matteo, e grazie per la disponibilità. E devo dire che ho un po' di timore reverenziale perché la tua carriera di calciatore, di professionista e anche di uomo è di grandissimo rispetto. E se io elenco le squadre dove hai militato, sono troppe. Cittadella, hai iniziato, Torino, Bologna, Parma, Siena, Verona, Chievo, Modena, Foggia, Ascoli, Regina, Alessandria e adesso la Vispesola. Insomma, una lista che è veramente di grandissimo prestigio. Cominciamo un attimo dai tuoi inizi. Cittadella, settore giovanile, cosa ricordi di quel periodo e come hai iniziato la tua carriera? Ma ho iniziato nel settore giovanile, sono arrivato a Cittadella quando avevo 14 anni agli allievi nazionali, ho fatto 2 anni di allievi nazionali, poi primavera, poi l'allenatore della primavera era Foscalini, l'anno dopo è andato in prima squadra e mi ha portato con lui. Il primo anno di Serie C avevo fatto 8 presenze e il secondo anno un po' di più, adesso non mi ricordo di preciso. E, tra virgolette, avevo fatto abbastanza bene e mi hanno notato quando ero nel Cittadella, mi hanno notato degli osservatori del Torino, mi hanno chiamato l'anno dopo e sono andato lì. Da lì ho cominciato il ritiro lì con loro in Serie A. Inizialmente la loro idea era di mandarmi in prestito, poi il mister Novellino ha voluto tenermi e poi da lì è cominciata la mia lunga, tra virgolette, carriera. Sfortunatamente poi dopo 8 partite sono andato in nazionale Andrea 21, mi sono rotto il ginocchio e quindi mi sono bloccato un attimo. Però sono incidenti di percorso che ti formano sia come uomo che come calciatore. Parlando proprio del Torino, a 20 anni, nel 2007, hai esordito in Serie A. Che emozione è stata? Ricordo che hai 110 presenze in Serie A, quindi non si tratta di un'apparizione fugace, insomma. Ma è stata una cosa improvvisa, mi ricordo benissimo, era a Roma con la Lazio e mi stavo scaldando, ma da poco, ma non c'avevo neanche la percezione o l'immaginazione che di entrare. A un certo punto il mister del Novellino dal nulla mi chiese dai che entri, e allora da lì sono entrato dentro. Ma guarda, ti dico, penso che sia stata anche una cosa voluta, perché non mi ha fatto neanche pensare o immaginare questa cosa qui, quindi sono entrato dentro, mi ricordo che faceva un caldo assurdo e ho giocato, ho fatto la mia partita, abbiamo pareggiato 2-2 e niente, sono stato la persona più felice al mondo, quindi sono cose belle che comunque, come vedi, come fosse ora, me le ricordo tuttora. Parlando di Serie A, dal 2007 in poi, 110 presenze, hai giocato con grandissimi campioni, hai avuto, no, l'onore e la fortuna di giocare contro e anche insieme a grandissimi campioni. Come consideri la Serie A attuale e quella di quando hai giocato tu? Il livello forse è un po' sceso? Cosa dici? Ma è completamente diversa. Una volta c'erano magari i campioni, ti faccio fare i nomi. A Roma c'era Totti, a Juve c'era Trezeguet, Del Piero, Buffon, nel Milan c'era Ibrahimovic, Robinho, l'Inter che ha vinto il triplete, quindi c'erano più individualità. Quando giocavi contro quelle squadre lì dovevi stare solamente attento, dovevi andare in campo e cercare di fare un'ottima partita, consapevole che comunque poi partivi già svantaggiato. Logico che la Serie A di ora, secondo me, i ritmi sono completamente diversi, sono molto più alti, c'è molta più tecnica, si gioca più a calcio, però le individualità che c'erano una volta non sono così, perché mi ricordo benissimo, c'è stata una partita, un Torino-Juve, Trezeguet per 90 minuti non ha preso la palla, l'ha preso una volta, ha fatto gol. Ascolta, parlando invece della tua esperienza in nazionale, breve,
è sfortunata, perché hai fatto una partita in under 20, poi due in under 21, e la seconda ti sei fatto male seriamente, e quello purtroppo è stato l'ultimo appuntamento con la nazionale. Però anche quella è una bella emozione, vestire la maglia azzurra. Ma sicuramente andare in nazionale in under 21, guarda, ti dico la verità, ancora ora se ci penso sono cose bellissime, indescrivibili. La seconda partita è stata una partita sfortunata, perché mi sono fatto male da pollo, perché volevo difendere una palla, volevo tra virgolette far bella figura, mi sono piantato col ginocchio e mi sono rotto i legamenti. Come ti ho detto prima, sono errori di sfortuna, errori di percorso che comunque succedono. Logico che se magari ero più intelligente, magari come lo sono ora, magari quella partita, quella palla lì non l'avrei fatta uscire, ma l'avrei giocata, quindi non sarebbe successo, magari sarebbe successo dopo un anno o sei mesi. Però sono cose belle comunque che ti fortificano. Dispiace, perché comunque potevo non farmi male, però sono cose che capitano. Prima abbiamo fatto l'elenco, il lungo elenco delle società dove sei stato, tra l'altro a Foggia e a Reggio Calabria hai vinto anche il campionato. E l'anno scorso con l'Alessandria avete vinto i playoff con un gol tuo decisivo. Una marea di esperienze professionali, sportive, ma anche umane, secondo me. Chissà, no, quanta. E quali sono le esperienze, le città dove hai un ricordo veramente profondo e bello? Vabbè, ti dico, guarda, sono stato, come avete visto, sono stato in tantissime piazze. Ho lasciato sempre un buon ricordo, mai nessuno mi ha creato qualche problema o io ho creato. Guarda, tuttora mi sento con gente di Reggio Calabria, Foggia, cioè gli amici, ad Alessandria tuttora mi scrivono, quindi non c'è nessun problema. Vabbè, è logico che se parlo Serie A ti posso dire dove ho giocato, sono stato bene. Però all'inizio a Foggia non ci volevo andare, perché sai, comunque Foggia era la mia prima esperienza al sud, sai, andare in una piazza così che da tanti anni voleva vincere non era facile. Il mio procuratore: vai, vedrai che poi mi darai ragione. In effetti ci avevo avuto ragione, sono andato lì, sono stato quasi 2 anni e mezzo, ho vinto il campionato, è stata un'esperienza bellissima, perché guarda, giocare in campionato IC con 20.000 persone e vincere è una cosa indescrivibile. Poi la festa promozione non ne parliamo. Poi c'è stato Reggio Calabria uguale, c'era solamente un piccolo problema che mia moglie era incinta e quindi lei rimaneva a Padova e io ero giù, e quindi era quello. Però anche lì abbiamo fatto una cavalcata enorme. Vincevamo, era una squadra fortissima, ma con un gruppo fantastico, come a Foggia era un gruppo fantastico, tutti quanti compatti, e quello è stata la cosa bella. Poi c'è stato il Covid e quindi comunque non abbiamo vinto sul campo, ma abbiamo vinto poi dopo. E l'anno scorso ad Alessandria è stato un campionato difficile, perché eravamo una squadra costruita per vincere, ma non riuscivamo a fare quel passaggio lì. Io da dentro non me ne capacitavo, perché comunque è una squadra così forte, ma anche con tanta esperienza e a nomi, non riuscivamo a fare quello scatto. Partita decisiva col Como l'abbiamo persa e abbiamo vinto loro il campionato. Poi abbiamo fatto i playoff sono stati duri, siamo arrivati all'ultima giornata di campionato, eravamo stremati. Eravamo svantaggiati rispetto al Padova, perché secondo il mio punto di vista erano più forti, però poi quando vai ai rigori... E lì ad Alessandria c'è qualcuno che tiene la tua foto come icona da qualche parte sicuramente. Sì, c'hanno le scarpe, c'hanno tutto. La stagione qui a Pesaro abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo dati, c'era una salvezza tranquilla. Adesso giochiamo forse con un po' più di leggerezza, non lo so, però abbiamo un altro obiettivo, quello dei playoff, che sarebbe veramente di prestigio. Ecco, cosa ci dici della stagione attuale? Ma sicuramente abbiamo fatto, secondo il mio punto di vista, un ottimo campionato, perché arrivare
non a tre, ma lei diciamo con un paio di giornate d'anticipo, la salvezza così tranquilla. Siamo sempre stati comunque nella zona sinistra. Penso che comunque erano gli obiettivi a inizio di stagione. E adesso sì, giochi tranquillo, però devi essere consapevole che comunque ti giochi qualcosa di bello. Perché arrivare lì, sai, quando arrivi lì, poi puoi essere una mina variante, perché l'anno scorso io ho giocato con l'Albino Lefe la semifinale, che tra virgolette nessuno dava per possibile pretendente per la vittoria del campo, dei playoff, perché era andata a Catanzaro, ha vinto, era venuta da noi, ci aveva messo sotto, poi siamo stati bravi a recuperarla, perché avevamo due risultati su tre. Però quando arrivi dentro i playoff, come ho detto, deve essere qualcosa di bello, deve essere un devi inorgoglirti soprattutto personalmente, perché hai fatto una cosa importante alla Vispesaro, che magari adesso non lo so se era mai successo negli anni passati, però essere il primo dopo tanti anni, come magari io l'anno scorso dopo tanti anni sono riuscito a vincere il campionato ad Alessandria, essere il primo e fare i playoff e poi quello che succede succede, deve essere un motivo d'orgoglio. E quindi devi andare ora a Olbia, poi ci sarà Limolese, poi ci sarà ancora in casa, e fare tre partite importanti come sei capace, e poi vedremo dove arriveremo. Però come ho detto prima, abbiamo fatto un ottimo campionato e adesso non deve fermarci tra virgolette nessuno. Ti faccio l'ultima domanda, forse la più importante, almeno con il tuo curriculum è inevitabile parlare del passato, sì. Però invece voglio, è importante parlare anche del futuro. Ecco, se io ti guardo, ascolto quello che dici, vedo che la passione è sempre tantissima. Ecco, come ti vedi nel tuo futuro di calciatore, per quello che sarà, e poi di uomo, di persona che affronterà la vita non più con questo ruolo? Ma come avete ben visto, fortunatamente fisicamente sto ancora bene, quindi non c'è nessun ostacolo, nessun motivo che mi dica no, domani per tre partite sono le ultime tre e poi smetti. Non c'ho ancora in testa questo pensiero. Logico che comunque tra tre partite sarò senza contratto, quindi dovrò guardarmi intorno, chi mi vorrà, chi non mi vorrà, però io sono consapevole e sono certo che comunque posso dare ancora tanto a chi mi vorrà nella sua squadra. In un futuro ancora sinceramente non lo so, perché questa cosa spero arrivi il più lontano possibile. Però una cosa che mi piace è stare con i giovani, stare con i più giovani, con magari dare qualche consiglio in più, quindi magari vedremo dove sarà la mia ultima esperienza e vedremo magari anche la società cosa mi proporrà. Però come ho detto prima, magari stare con i ragazzini così, insegnarvi, magari dargli qualche consiglio, perché non sono io che devo insegnare, c'è un allenatore, c'è la società, però magari dargli un consiglio in più, vederli raggiungere determinati obiettivi, perché è inevitabile che se, faccio un esempio, se vedo Lombardi, astrologo, tra uno o tra cinque anni in altri campionati più importanti, sono contento soprattutto per loro, ma sono contento anche io personalmente, perché ho così condiviso qualcosa di bello con loro. E quindi spero che un indomani queste cose si avverino soprattutto per loro, perché io tra virgolette quello che ho fatto in passato è stato bello, e quindi lo auguro a tutti, però logicamente non è facile, e quindi spero, come ti ho detto prima, che arrivi il più lontano possibile, spero di raggiungere altri traguardi come ho fatto nella mia carriera. E niente. Grazie mille Matteo, grazie a voi.